Ben ritrovati ad un'altra edizione di Toscana Parlamento, la trasmissione di approfondimento sull'attività del Consiglio regionale della Toscana a cura della redazione giornalistica d'Italia 7. Una recente indagine dell'Ordine degli psicologi della Toscana ha provato a fare un bilancio sullo stato di salute mentale dei cittadini a tre anni dalla pandemia. C'è una grande paura del futuro da parte dei giovani adulti. La paura prevalente dei giovani toscani è quella del futuro, è ciò che emerge dall'ultimo studio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana che ha condotto tra 1.112 iscritti in collaborazione con il laboratorio di psicometria dell'Università di Firenze per indagare lo stato di salute psicologica dei nostri corregionali nel corso dell'ultimo anno. Dopo la paura del futuro, nella fascia dei pazienti compresa tra i 20 e i 30 anni, dominano poi il timore dell'abbandono e della solitudine, quasi il 50%, e quello per le malattie e la morte, al 45%. Questi nostri giovani hanno molta paura a affrontare questo mondo, del resto è un mondo fatto purtroppo dopo gli strascichi del Covid, anche di guerra, anche di cambiamenti climatici, anche di difficoltà a trovare alloggi quando si esce fuori di casa. Insomma, è una precarietà che sta diventando cronica. È la paura è molto frequente e costante, rilevata dai nostri, dai nostri studi. La fascia d'età dove viene rilevata una maggiore paura della guerra è invece quella dei bambini. Nel frattempo esplodono l'abuso digitale e i disturbi del sonno, mentre crescono rispetto ad un anno fa i problemi relazionali. Un disagio che va analizzato in contesti diversi, perché emerge un disagio nell'ambito scolastico, ma anche nel contesto lavorativo. Il periodo preso in considerazione dall'indagine dell'ordine è quella che va dal marzo 2022 al marzo 2023, caratterizzato da una serie di fattori esterni. La lenta fuoriuscita dalla pandemia, lo spettro della crisi energetica, la guerra in Ucraina, i cataclismi climatici hanno alimentato disturbi come l'ansia e la depressione, le fobie sociali e scolari, i disturbi da comportamento alimentare, sintomatologia ansiosa, seguita da problematiche relazionali e poi al terzo posto eh, ci segnala anche l'isolamento sociale che è caratteristico proprio di questa fascia di età. Noi abbiamo voluto per primi approvare una legge che istituisce la figura dello psicologo di base, una legge che dobbiamo finanziare, finanziare ancora di più e meglio. Questa è una legge di civiltà, tanto che altre regioni italiane hanno seguito la nostra proposta perché la salute mentale è importante quanto la salute fisica. Ce lo dice purtroppo: questa, uh, questo, questi risultati ci dicono che la pandemia, la guerra ma anche l'utilizzo dei social network eh, purtroppo influiscono tanto sulla vita delle ragazze e dei ragazzi. Siccome il nostro obiettivo è costruire dei cittadini del futuro, che siano cittadini con una capacità di saper leggere il presente, in maniera più critica dobbiamo costruire tutte le condizioni perché davvero tutto questo sia possibile. Quindi grazie agli ordini degli psicologi perché svolgono un lavoro fondamentale in questa direzione. Un trend che noi già con la pandemia abbiamo individuato, già i dati allora erano ovviamente assolutamente allarmanti e continuano ad essere... Eh, preoccupanti, tipo di ansie, di fobie, eh, i bisogni di assistenza psicologica sono importanti e quindi, da parte nostra, come Consiglio regionale, quello che abbiamo già detto a partire dagli Stati Generali della Salute è che quando si stanno costruendo le case di comunità, quindi il servizio territoriale, dobbiamo considerare la competenza psicologica. Come una competenza essenziale, così come quella dell'assistente sociale e del medico di base. E abbiamo fatto appunto quella legge, la legge dello psicologo di base, perché la Toscana si caratterizzasse fin da subito con questo elemento: in tutta Italia si costruiscono case di comunità, noi le vogliamo già con quella competenza psicologica. E penso che sia questo l'indirizzo più forte che abbiamo dato alla Giunta rispetto a un atto che è quello della costruzione dei servizi territoriali, che è in corso in tutta Italia e che quindi, comunque, anche la Toscana deve adempiere. Un dato che che è in linea con quanto è emerso, con tutte le analisi fatte sicuramente post pandemia, ma che in realtà erano già in embrione prima dello scoppio della pandemia, quindi a fine degli anni 2010. È ovvio che è un dato con cui le istituzioni devono averci a che fare il prima possibile per affrontarlo con strumenti adeguati. Come Consiglio regionale abbiamo portato avanti una proposta di legge che è diventata legge senza voti contrari, una maggioranza, una maggioranza molto, molto ampia per andare a rafforzare la capacità di risposta del sistema sanitario e sociosanitario pubblico attraverso la, la figura dello psicologo di base che poi è stata anche affrontata nell'organo toscano del governo clinico e, e che adesso sta attraverso il lavoro della Giunta e delle aziende sta provando a, a entrare effettivamente in funzione. L'augurio evidentemente che, che questo strumento possa eh, dare quelle risposte che i cittadini, sicuramente giovani, come emerge da, dallo studio, ma anche meno giovani eh, si aspettano perché il benessere psicologico è un diritto e come tale va garantito e le aspettative di salute delle persone mutano nel tempo. Adesso io dico fortunatamente c'è un concetto di salute più ampio, più pieno rispetto magari a qualche decennio fa dove bastava l'assenza di malattia e, e questo è un, è un quadro con cui le istituzioni si devono confrontare appunto, come dicevo prima, per dare risposte il più adeguate possibile. Il volume Galileo Chini a Montecatini Terme è stato recentemente presentato in sala Freschi a Palazzo del Pegaso. Nella sala affreschi di Palazzo del Pegaso è stato presentato il volume Galileo Chini a Montecatini Terme di Fabio Benzi, Maria Stella Margozzi e Sibilla Panerai. Il volume presenta, in una nuova veste, i saggi sulla decorazione del palazzo comunale, sui pannelli della primavera e sulla decorazione delle terme Tamerici e si inserisce all'interno delle iniziative promosse in occasione del 150 anniversario dalla nascita di Galileo Chini dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Montecatini Terme. Galileo Chini è una di quelle figure che abbiamo voluto inserire tra le figure illustri della nostra regione. Lo abbiamo fatto a 150 anni dalla sua nascita, lo abbiamo fatto per ricordare la sua capacità di saper tenere insieme tradizione e innovazione, l'ingegno, l'arte, la capacità di saper disegnare il futuro con l'artigianalità e la propria capacità manuale. Uno di quei toscani che vanno ricordati e a cui dobbiamo dare con le nostre iniziative più lustro. Si tratta di un grande artista toscano, nato a Firenze ma che ha lasciato le proprie tracce indelebili un po' in giro per la Toscana, Borgo San Lorenzo, potrei dire Viareggio, Montecatini Terme è legato soprattutto a Montecatini per lo splendido ciclo pittorico che troviamo ancora oggi ad ammirare presso il Palazzo del Consiglio Comunale. Abbiamo voluto ricordare Galileo Chini come grande toscano. Nel 2021 la città di Montecatini Terme ha avuto il grande onore di entrare a far parte del patrimonio mondiale dell'umanità di UNESCO attraverso un'iscrizione seriale transnazionale con altre 10 città termali europee a rappresentare quel fenomeno del termalismo europeo che accomuna queste città sono accomunate da determinate caratteristiche, una di queste è la bellezza dell'arte e a Montecatini uno dei principali interpreti è stato proprio Galileo Chini con le sue ceramiche, con le sue anche innovazioni, con quello che ha rappresentato a livello internazionale un artista straordinario che a Montecatini ha lasciato tantissime opere di una bellezza straordinaria che hanno contribuito a rendere così straordinariamente belli i nostri stabilimenti termali e quindi a entrare a far parte anche del patrimonio mondiale. Del L'umanità, a 150 anni dalla sua nascita lo celebriamo e una diciamo, di queste celebrazioni è il, diciamo, la, la raccolta che abbiamo fatto di tre precedenti libri che c'erano stati fatti su Galileo Chini, con un manuale con tutte le bellezze di questo straordinario artista fiorentino a Montecatini Terme. Per noi, Galileo Chini è un dato identitario perché Galileo Chini ha lavorato agli edifici più importanti della città, il municipio, le Terme Tamerici. Il Grand Hotel La Pace, che è un po' la cartolina alberghiera di Montecatini. Quindi abbiamo approfittato di questa ricorrenza per ricordare in grande stile non solo l'importanza di Galileo Chini come artista, ma l'importanza di Galileo Chini per la crescita estetica e architetturale della nostra città. Questo libro qui è nato da tre lavori fatti precedentemente eh, che sono stati revisionati, rivisti, eh, con una nuova veste, cioè, eh, nuova grafica, eh, che permettono una maggiore lettura, essendo anche in doppia lingua, anche in inglese, di conoscenza con una valenza sia eh, didattica che turistica e conoscitiva. Ecco, direi. Quindi è molto importante questo questa pubblicazione. Racconta le tappe salienti della sua attività, racconta la sua modernità, il suo essere uno dei primissimi artisti in viaggio e quindi dotato di tutta la curiosità possibile in quel momento in cui appunto l'Oriente era una terra sconosciuta e, e Chini per la prima volta affronta questo questo mondo nuovo e riesce a coniugare quelle che sono le caratteristiche decorative, anche molto, molto particolari del SIA, ma con quella che è la sua cultura italiana, ma anche metalloropea, soprattutto aperta appunto alla secessione vernese, a tutto quello che era in quel momento la modernità. La street art del collettivo Guerilla Spam è approdata al liceo Russell Newton di Scandicci. Un luogo d'incontro condiviso tra studenti e docenti trasformato grazie alla street art. La struttura che ospita il liceo, l'istituto tecnico Russell Newton di Scandicci, si è vestita di nuovo grazie alla street levels gallery e a Guerilla Spam. Il collettivo, originario di Firenze ma ormai parte integrante della scena artistica torinese e internazionale, ha realizzato nel cortile interno della scuola l'opera denominata Agora, una raffigurazione incentrata sul tema della trasmissione del sapere e della conoscenza, delle esperienze e della condivisione degli spazi. Io penso che sia fondamentale dal momento che eh, i ragazzi hanno un'occasione di apprendere delle tecniche che generalmente il mondo dell'arte tende a mistificare, quindi questo è per loro un momento più ludico dove apprendono qualcosa di estremamente difficile che indipendentemente da cosa ne faranno nella loro vita, se diventeranno artisti o meno, permetterà loro di avere immagazzinato un'esperienza importante per il loro vissuto. L'opera Gorà si sviluppa in modo circolare come un lungo fregio. Richiama l'estetica dei tempi antichi e si estende attorno all'ampio spazio abbracciando i pilastri che definiscono il cortile interno dell'istituto, la più grande scuola della città metropolitana di Firenze. Noi abbiamo il compito di far cambiare il paradigma di tanti che pensano che l'arte di strada sia un modo di imbrattare i muri. Ce ne sono ancora tanti che purtroppo pensano sì, ma vedere il sorriso delle ragazze e dei ragazzi, il loro eh, aver contribuito con le loro idee a questa splendida opera mi rende orgoglioso se mi dice che la strada è quella giusta. Questa scuola ha tutto, ha una bellissima palestra, un grandissimo cortile, un bar, una biblioteca, ma mancava la bellezza, mancava l'arte per dare un segno di completezza, quella completezza che punta ad emozionare, che punta a far sentire le persone in luoghi positivi, in luoghi pensati e accoglienti proprio per la propria formazione e per la propria vita. Il punto di partenza è la figura di un serpente Arcobaleno, un'icona mitica presente nelle culture aborigene australiane e sudamericane. L'aspide rappresenta il legame spirituale con l'origine dell'umanità, simboleggiando il viaggio e la trasmissione di valori culturali e tradizioni. Man mano che il fregio si sviluppa, il serpente si trasforma fino a diventare la struttura doppia elica del DNA, figura che richiama non solo un collegamento diretto con il liceo scientifico che ospita l'opera, ma anche la trasmissione biologica di informazioni. Ma l'evoluzione non si arresta e la rappresentazione del DNA si evolve ulteriormente in una colonna senza fine ispirata all'omonima opera scultoria di Constantin Brancusi, simboleggiando una trasmissione trascendente e spirituale, un richiamo all'infinito. Quando ci è arrivata la richiesta di finanziare questo intervento, siamo stati molto soddisfatti e interessati dal percorso che veniva prospettato, un percorso che ha visto la partecipazione della scuola, dei ragazzi dove veniva collocata l'opera, cioè quindi un qualcosa che non veniva eh, diciamo calato all'interno di un luogo vissuto come quello di una scuola, ma che veniva eh, partecipato, veniva discusso e veniva vissuto dai ragazzi che poi devono essere coloro che eh, costruiscono e il, il, questo luogo e costruiscono l'opera che viene realizzata. Ed è tutto per... Questa edizione di Toscana Parlamento per tutti gli aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale della Toscana rimando l'appuntamento ai nostri prossimi approfondimenti informativi. Buon proseguimento.